Questo è un CDD, è un centro diurno per disabili e 5 secondi prima c'erano delle persone proprio lì. Avrebbe potuto essere una strage. Fortunatamente si sono rotte solo delle cose, quindi nessun problema alla fine, a parte quelle due persone lì che non dovrebbero aver subito grossissimi problemi, però non lo sappiamo ancora, insomma. Procedeva dalla strada dall'altra parte dai carabinieri, è passata col semaforo rosso e si è infilata esattamente qua dentro, sfiorando un pulmino e delle altre persone. Due persone purtroppo probabilmente hanno fatto qualche cosa, non sappiamo che cosa hanno ancora, però si sono fatte male perché le hanno portate via in ambulanza. E niente, hanno sfondato, come vede, praticamente tutta la parete. Combinazione vuole che il cancello era aperto e si è infilata, e normalmente a quell'ora ci sono sempre le ambulanze qui. Avrebbe potuto essere una tragedia. Alla fine si è risolto solo con delle cose rotte.